Mancano pochi giorni al giorno di Natale. Come ogni anno invitiamo Sua Eccellenza Monsignor Rodolfo Cetoloni, Vescovo di Grosseto, qui nella nostra redazione, per un augurio alla città, alla diocesi, ai fedeli che in questo periodo di Natale naturalmente si avvicinano anche con più frequenza nelle chiese della diocesi e vivono il Natale anche con le prospettive per il prossimo anno, perché un anno si sta concludendo e il 2017 sta per arrivare. Qual è l'augurio che il Vescovo di Grosseto fa ai suoi fedeli? Ma l'augurio prima di tutto è ripartire dalla radice del Natale, quello che significa il Natale nella nostra fede e quello da cui è nato poi tutte le altre cose che sono legate al Natale. San Paolo parla della pienezza di Dio, Dio riempì il tempo della sua presenza, per dire come in tutto quello che c'è, ogni desiderio, ogni vuoto del cuore dell'uomo può essere davvero riempito da questo Dio che è uno di noi, è con noi, è uguale a noi, e quindi ci dà questa possibilità davvero di vivere da figli come lui è vissuto da figlio. Questa è la radice. Da questa radice vengono tanti motivi di augurio. Prima di tutto il viverlo davvero profondamente, quindi una rottura della solitudine, un non sentirsi soli in tutto quello che ognuno di noi ha da affrontare. Poi anche quel senso di famiglia che nasce da questo, intorno a una ricchezza del genere ci rincontriamo tutti, quindi non solo nella famiglia ma anche un po' nelle nostre relazioni sociali. C'è un tipo di umanità che ci è indicato dal Natale che fa convergere verso ciò che è piccolo. E ognuno di noi ha una piccolezza in sé che di solito si sente un po' umiliata, si sente no, invece la piccolezza è il luogo dove Dio incontra l'uomo, e quindi anche tra di noi ci si può incontrare senza paura, senza timore, ma ci vuole anche davvero questa stima di questa realtà che è ognuno. Tutto questo poi si allarga a tutto quello di cui è fatta la nostra vita, le nostre famiglie, penso, no? Quindi il senso di pace, il senso di viverlo insieme, darsi un pochino più di tempo gli uni gli altri, ma anche un po' quello che vive la nostra società, un po' confusa, un po' molto preoccupata in questo tempo, e anche davvero realmente anche in grossa difficoltà, perché si punti un po' a ciò che è essenziale. L'essenziale si ritrova davvero in questa realtà delle cose più deboli, delle cose più piccole, e quando si riparte di lì che poi anche i doni che ci sono vengono riportati a galla e vengono rimessi insieme. Ecco, direi questa dinamica che dal piccolo costruisce, che dal piccolo ha attenzione, che dal piccolo trova anche quella fiducia. Questo è l'augurio che vorrei fare a tutti. Un Natale particolare, perché quest'anno si conclude anche un anno particolare, quello della Misericordia, del Giubileo. Poco più di un mese fa si è concluso il Giubileo della Misericordia, quindi anche questo Natale viene dopo questo momento di riflessione straordinario che ha voluto Papa Francesco. Sì, direi la lettera con cui lui indiceva l'anno della misericordia, diceva: Gesù è il volto della misericordia, e Gesù nella sua piccolezza, nel farsi vicino a noi tanto da aver bisogno, direi, di noi, è la misura con cui Dio è vicino. E questo ci richiama anche a questa attenzione davvero, come dicevo prima, a questo animo misericordioso, a questo animo attento, a questo continuare un poco in questo stile. Non è finita non è finita la misericordia, si è chiusa la porta dell'anno della misericordia, Dio rimane così verso ognuno di noi, ma questo anno che ci ha fatto percepire anche un'attenzione particolare nei nostri confronti deve essere anche un seme che è nei nostri cuori, perché siamo attenti con questo atteggiamento ad ogni realtà.